Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questo decimo episodio di Gimplotti. Ragazzi, decimo episodio? È già decimo. Di cosa parliamo oggi? Mi dai un bigliettino? Io l'ho fatto velocissimo perché so cosa scrivere. Io ci riprovo, ragazzi, questo ci ho provato qualche episodio fa. Tenilo tu questo, oggi lo fai tu, dai. Il mischio mischio. Che onore. Il mischio mischio, ragazzi. Non copiare. Non ho copiato, già l'ho fatto. Ragazzi, ma io dovevo copiare. No, io dico un numero, sotto lo scelgo io il numero, dico il numero 3. Perché il 3 è il numero perfetto. Esatto. L'allatto verso basso, da sinistra verso destra, in base a quando a come escono i pezzetti di carta. Da sinistra verso destra. 1, 2, 3. Allora, è stato escluso il mio, quindi il Millennium Bug. Bella, bella, io sarei stato a tema. Io ho riproposto il suo, che è il Novax. E quindi è il mio, ragazzi, ci divertiamo stasera. Quindi rullo di tamburi. Sindrome di Morgellons. Non lo so come si scrive, come si dice, ma è sindrome di Morgellons, insomma, qualcosa. La sindrome di qualcuno, insomma. Io direi metallico, da non confondere con i Metallica. Metallico. Sonda. Sonda provata a microchip, perché ci ho pensato al microchip. Quindi microchip. Sonda slash microchip. Rapimento. Ah, rapimento. Astronave. Ah, giusto. Alieni. Io direi malati. Filo. Filo. Come si dice? Come si dice quando tu hai. Fanno tipo dei bozzi, come si dice tipo il bozzo che tipo. Tipo il morso di zanzara, come si dice? È il. Puntura, cosa tipo? No, puntura, proprio. No. Il rush. 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 Rush però vale anche come rigonfiamento e simili. Allora, quindi per rush mettiamo. Rush, rigonfiamento. Facciamo tutti i sinonimi che si assomigliano. USA? Sicuramente USA lo dicono, sicuro. Molto bene, ragazzi. Adesso, visto che l'ha detto che ci siamo, lei le trascriverà qua perché ho una bella grafia. E quindi ci vediamo tra un secondo. Dunque, grazie di aver scritto le parole. Abbiamo trovato un video breve. Purtroppo non siamo riusciti a trovare video più lunghi. Quindi sicuramente ci vedremo almeno un altro. Ma intanto ci accontentiamo di questo. Sì. Il video è: cos'è il morbo di Morgellons? Puntini, puntini, puntini. Tu l'hai fatto con il puntino interrogativo, però. Giusto. Cos'è il morbo di Morgellons? Grazie. Di Girolamo Seghetti. Di 6 anni fa. Dai, iniziamo! Ben ritornati a Rebus e Questioni di Conoscenza. Ci stiamo chiedendo quale scopo possano avere le scie chimiche. Quale scopo possa avere il progetto clandestino di rilasciare indebitamente nei nostri cieli composizioni chimiche di cui non c'è dato né sapere né capire quale possa essere l'effetto sulla nostra salute. Io so qual è l'effetto della cocaina su di te. Un enorme alone di mistero, perché le tante domande poste... E marciano! ...è ancora oggi una malattia, così la definisce... Ah! Scusate, sono stato lento! Perché la medicina, per ora, è malattia psicosomatica. Vado! La totale origine ad ansie che l'uomo ha dentro di sé. Una patologia molto inquietante. Al momento ci sono alcune pubblicazioni, anche se queste pubblicazioni non danno risposte sull'origine di queste fibre. Ecco, una delle pubblicazioni di cui si parla sempre di più è quella della dottoressa Steininger, giusto? No. Esatto. La dottoressa Hildegard Steininger lavora negli Stati Uniti, è una patologa. Una delle più coraggiose professioniste nel ramo delle patologie. Assieme al dottor Castle e al dottor Larry Ho, che si sta occupando di Morgellons da un punto di vista innovativo, perché fino ad ora gli altri scienziati, i suoi colleghi, hanno sempre trattato l'argomento o analizzare questi elementi che fuoriescono dalle ferite dei malati di Morgellons. E ha potuto rigonfiamento di persona che questi elementi questo andava bene in natura e non esistono vai giù dal punto di vista così parassitario
la scienza. In questi casi, in questa malattia, dal corpo non fornisce materiale organico, esatto, ma delle fibre che hanno una composizione non naturale. Un esempio che possiamo dare è la temperatura. Resistono a temperature altissime, non si bruciano. Come se dal braccio ci venisse fuori un filo di nylon. Vai! Io qua stavo pensando che fosse filamentoso. Di quella ufologica, però è oggettiva, nel senso che ci sono una serie di verificarsi di questa patologia, una serie di riscontri oggettivi nella medicina, anche se a confrontarsi ci sono ancora le due fazioni, degli scettici e di chi invece crede alla malattia. Ma quello che voglio capire è che relazione esiste fra questa patologia e le scie chimiche. Torniamo al discorso della microscopicità di questi elementi che vengono cosparsi in atmosfera, ovvero sono così microscopici che vengono tranquillamente inalati, respirando. E infatti la Staninger dice che tutti noi li respiriamo, li possiamo ingerire attraverso gli alimenti che sono, che ne so, la frutta, la verdura, che sono sotto l'atmosfera. Siamo alla frutta. Noi abbiamo visto che per esempio i gerani che abbiamo analizzato e nei quali anche in quel caso c'erano altre presenze di pari ad alluminio, si sono bruciati. Possibilità di rigenerarsi, di crescere in ambienti acidi come l'intestino e i reni. E secondo quanto dice, afferma la dottoressa Staninger insieme al dottor Casar e Lario, in pratica queste nanoparticelle sono programmate per riprodursi in ambienti acidi, ma sono programmate per andare all'esterno, si sostituiscono ai bulbi piliferi, quindi al posto dei capelli in pratica fuoriescono questi filamenti che si sostituiscono ai capelli stessi, e questo poi è il conclamarsi del morbo di Morgellons. È evidente, è probabile, posso dire, la manifestazione del morbo, non il conclamarsi. Sto prendendo il tavolo, lo sto buttando a terra. Nanoparticelle che l'organismo rigetta, tornando al discorso della puntata precedente, e quindi si manifesta il morbo di Morgellons. Personalmente penso che il morbo di Morgellons sia un incidente di percorso non voluto. Qualcosa di clandestino e che però non doveva palesarsi, e questo è il motivo per cui il morbo di Morgellons viene coperto con la scusante della malattia, come dicono negli Stati Uniti, delusional. Molto bene ragazzi, io volevo dire una sola cosa, così ho una domanda da porgere al nostro amico, una domanda da porci. Sì, la domanda è la seguente: se loro dicono che sono delle nanoparticelle artificiale, come fanno a riprodursi, visto che non sono biologici ma sono cose artificiali? Perché gliel'ha fatto la Stark Industries. Chi era Stark? Sono le stesse che usa Iron Man per farsi la moto. Sono contento che ne parli, perché non è niente, è solo un alloggio per nanoparticelle. Lui le tiene qua dentro, poi le due escono e creano l'armatura. Sono le nanomacchine. Ma ora è chiarissimo, cioè, scusa, da dove hanno preso ispirazione Marvel, secondo te? Iron Man insegna. Beh, passiamo al prossimo video, così ci permetterà di chiudere in bellezza. Speriamo. Io farei un recap della situazione. Sì. E siamo un punto per te, un punto per lei e un punto per moi. No, due punti. Due punti per moi, scusami. La voleva truffare. Due punti per moi. Ora ci vediamo noi. Il prossimo video che abbiamo trovato è un estratto di una puntata di Mistero che è andata in onda su Italia 1 qualche anno fa. Col grande Daniele Bossari. Il problema... Ma è la stessa che mi ricordo io. No, il problema è che questa puntata io l'ho vista. Ma anch'io. Infatti questa puntata... Volevamo evitare anche di prenderla in realtà. Però noi vogliamo bere e quindi sono sicuro che tutte queste parole vengono quasi dette. A me, sicuro. Dai, così facciamo un tuffo nel passato. Dai. Italia 1. Aspetta, no, Italia 1. Mai detto, per favore, non ci date uno strike. Questo è un voice over. Però non ci strikeare per romperci il Pertanto, non è partito. Era un passallà. Una passa partenza. I poteri di Bossa. È un
una malattia, ma non risulta in alcun dizionario medico. Il morbo di Morgellons ufficialmente non viene riconosciuto dalla medicina tradizionale. Così quando qualcuno decide di andare in ambulatorio per esporre i propri sintomi, spesso si ritrova a dover affrontare accuse di pazzia. Eppure sentiamo parlare di piaghe diffuse su tutto il corpo, filamenti di sostanze sintetiche, materiali artificiali sotto pelle. Che cos'è quindi la sindrome di Morgellons? È una semplice infezione cutanea. Nanotecnologie umane insidiate su... Nanotecnologie! Sembra una storia di fantascienza, eppure è un fenomeno vero e sta mandando in crisi i ricercatori di tutto il mondo. La sindrome di Morgellons è stata riconosciuta nel 2002 dalla biologa statunitense Mary Leitao, che ne ha coniato il nome sulla base di un morbo descritto nel 1600. Le caratteristiche principali della malattia sono delle lesioni cutanee caratterizzate dalla presenza di filamenti di fibre bianche, rosse e blu e di granelli neri e bianchi. Le fibre in particolare sembrano non avere origine naturale e possono essere ricondotte a dei materiali artificiali prodotti dall'uomo. Tali fibre infatti non hanno portato nessun tipo di similitudine quando confrontate con altre 90.000 sostanze presenti in natura. 90.000. Le teorie riguardo l'origine della sindrome sono molte. Alcuni ricercatori fanno riferimento alle polveri intelligenti, un pulviscolo costituito da miriadi di microchip. Altri invece hanno avanzato l'ipotesi di una possibile correlazione con le tanto discusse scie chimiche. Altri ancora parlano addirittura di sostanze non direttamente riconducibili all'uomo e al nostro pianeta. Insomma, un morbo alieno. Ma dove sta la verità? Dopo mesi di ricerca siamo finalmente riusciti a trovare una persona che dice di essere affetta da questo morbo e che è disposta a incontrarci. È stata un momento per questa I'm too old for this shit. È una pazza, emarginata, e la sua vita è ampiamente compromessa. Per questo motivo abbiamo deciso di non rivelare dove abita. Sono a casa di Silvia, adesso la sto per intervistare, mi aspetta sul divano perché non vuole apparire in privacy, cerchiamo di salvaguardare anche la sua immagine. Ciao. Malissimo, la una cosa che pensano sia alieno. Stai, innanzitutto. Fisicamente sto bene, sì, a parte il discorso che ho questo problema decisamente molto strano che mi ha rovinato un po' quello che è la pelle mia, comunque tutto con questi materiali strani, filamenti, pallini, vario colore, neri, marroni. Scusa, ma non è paziente. Quando sono nate, comunque sono cicatrici molto strane, come puoi vedere. Questa era molto grande, questo poi c'era uno strato plastico che si mette in proprio e non c'era un punto in tempo. Questa, cioè, in tutto il corpo, quindi. Ma anch'io avevo questi cicatrici, ma è la stessa cosa. Però io mi grattavo le mosse in zanzare. Quando ti sei allarmata, a chi ti sei rivolta? Sì, senza pensarci, ho guardato la clinica migliore della mia città e ho preso appuntamento con una dermatologa lì. Ah. E da lì ho cominciato l'iter. Ad approfondire altre ricerche, quindi sì. Hai trovato che c'era altra gente come diciamo che da questa cosa qui si è aperto un po' un vaso di Pandora, perché poi appunto in primis la danno come patologia correlata alle scie chimiche, poi dopo qui le scie chimiche le scie chimiche, spiegami esattamente come è correlato il discorso delle scie chimiche con la sindrome di Morgellons. Queste scie rilasciano dei materiali, dei fili polimerici, carichi di metalli, virus modificati, cose sembra capaci di legarsi col tuo DNA, col tuo RNA. Per questo comunque, tantissime volte quando escono questi fili dalla pelle, sono le medesime sostanze, tu dici, rilasciate dagli altri. Io non sono un dottore, un fisico, però a livello di sono identico. Con quale sigla è più conosciuto il polivinil cloruro? La cipolla. Certo, perché non mi fai vedere un po' di foto in primo a vedere e analizzare? Questo noi usiamo il... Ci spostiamo. Dove sta? Che
Cosa sono queste immagini? Queste qua sono immagini ingrandite al microscopio dai 50 ai 200 per di... Non sono un dottore o un fisico, però a livello visivo sono identiche, questo lo posso dire per certo. Perché non mi fai vedere un po' di foto? Volevo vedere un po' di foto, è una bomba, questo per l'esattezza, quello è il tuffo dell'ombelico, ragazzi, è il tuffo dell'ombelico. Con le mani o comunque anche davanti nel viso, mettendomi una crema, intanto me ne ritrovo tra le mani. Questo è il tuffo. Silvia, però hai scoperto anche che oltre alle scie chimiche, questa fuoriuscita di filamenti sintetici veniva provocata anche reagiva ad alcune sostanze. Sì, no, l'ho letto e poi l'ho provato. Quindi se sei d'accordo adesso, se te la senti, se hai voglia, possiamo provare insieme a verificare questa, questa tua patologia. Va bene, vediamo. Silvia ha sperimentato con la soda. Reagisce con le proprie sostanze, è troppo bassa risoluzione, reagisce con la sua pelle e provoca i filamenti sintetici. No, le fa uscire fuori, le fa uscire fuori quello che normalmente ti accade quando ci sono le scie chimiche. Per lo più alla sera, che fa sessuale. Spostamenti, sì. Qui aspettiamo un attimo. E poi stanno prendendo il voto, ma il corpo del tavolo sul braccio. Essendo questi filamenti molto piccoli, cioè, tu anche in bassa qualità, ma all'epoca era. E insomma, c'è un primo piano, non copre il tavolo. Qui ce n'è uno, micro. Non vedi tutto il ricciolettino. Ma questo non è vero, questo non è vero. Dico, questo è uno, la prima volta ero pieno. Grazie. Possiamo? Io potrei prendere questo mezzo profilo, l'altro mezzo profilo e fare la faccia intera. Ah, ecco questo qua, ne vedo uno. Poi, qua, vedete, questo, 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 questo qua. Qua. Ah, questo si vede, sì. Beh, questa è la prova regina! No! Questo lo possiamo ripetere, lo vedo anch'io proprio chiaramente a occhio nudo. Siamo, aspetta, che era prima c'era con la telecamera, non so come. Questo lo vedi? Questo qua, forse se lo avviciniamo, lo riusciamo. Allora, questo riusciamo a rilevarlo magari, se sei d'accordo, come fai normalmente per archiviarlo? Lo prendo con le pincette, lo metto su un vetrino. Allora lo prendiamo? Tu sai come fare meglio di me. Questi sono i vetrini che usi tu per raccogliere le tue campioni. What are these things? You're moving? Ecco, questo quindi è quello, il filamento. Sì, in effetti l'abbiamo visto uscire dalla tua pelle. L'abbiamo estratto con delle pinzette, adesso lo stiamo esaminando dal vetrino con un microscopio digitale e stiamo vedendo che in effetti si tratta di un filamento. Allora, questo è il campione del filamento che hai prodotto tu. Esatto, quindi questo lo possiamo analizzare adesso in laboratorio, per cui lo consegno subito a qualcuno della commissione. Grazie Carola. Invece con il microscopio, se sei d'accordo, proviamo a vedere le ferite che hai ancora adesso. Andiamo. C'è anche la ferita in mezzo alle la cosa avevo io! Il tuo organismo. Queste sono ferite che risalgono a parecchi mesi fa? Questa qui è la più vecchia, diciamo, questa qui è sarà un mese, una delle ultime. Sì, mettiamola a fuoco, ok, così si vede perfettamente che nella pelle si sta creando un altro filamento. Doppio, quindi non è un pelo. Non possiamo estrarlo perché sotto pelle dovremmo carnificarti per riuscire. Sì, no, però posso bagnare e raspiare. Si fa, fa impressione immaginare che comunque ti stiano crescendo. E ripeto, questi qui sono piccoli, guarda, ce ne sono ancora. Ah, ecco, stanno nascendo. Non si sa mai. Ma quindi questi filamenti nascono spontaneamente e continuano a crescere. Questo qui, perché se questo qui è un anno che ci lavoro, comunque come puoi vedere anche poi la doccia, una glassa, tira il sapone. Sì, ed esce del... Ho raccolto tutto il materiale, adesso lo faremo analizzare in un laboratorio.
con degli esperti e poi se lo vorrai ti faremo sapere direttamente anche l'esito del risultato. Se lo vorrai, c'è cosa sua e tu dici se lo vorrai, ma che cazzo? Non possiamo commentare. Ma Daniele Bossa che c***o si è fumato? Cioè adesso, male. Spagna di fumare. Allora, il video è finito, direi che siamo soddisfatti perché sono rimasti solo tre sciottini che mi farò tecnicamente io, quindi questo. Vabbè, facciamo... Non facciamo niente, perché oggi sono proprio... Proprio questo. Possiamo... Almeno io... Ah! Ok. Ma ne hai bevuti un sacco, di già quattro, so. Tu se hai problemi, là c'è la porta. Tu se hai problemi, là c'è la porta. Tu se hai problemi, là c'è la porta. Sei incazzato per questo sindrome. E non devo iniziare. Hai qualcosa da dire? Una cosa piccolissima. Perfetto, così mi faccio uno sciottino. Io avevo pensato alla sindrome di Morgellons. Morgellons, non si è capito. Da quando c'è venuto a far visita il dottore che mi ha fatto la... Ah, la dottoressa. La dottoressa mi ha fatto il tampone del coronavirus. Che guardate, salutiamo. Guardatevi il video di quando mi sono fatto il tampone per il coronavirus e... E sbocchierete. Ha fatto? No, ancora ho fatto solo due punti. Tu hai qualcosa da dire? Ma cioè non è che è molto chiaro questa cosa, cioè non c'è nulla di chiaro, però comunque è una cosa, cioè, brutta per chi dice di soffrire di questa cosa, perché non sanno effettivamente, cioè si sentono dire che è una cosa data dalle scie chimiche e tu c'è un medico che ti dice "Ah, non lo sappiamo, sono le scie chimiche", tu che cosa devi pensare? Cioè che cosa devi pensare? Che non ne sanno un c***o. Cioè che è una scusa per mandarti a c***o. Cioè, cos'altro c'è da dire? Poi, non lo so, veramente, non so che pensare. Posso? Una cosa vorrei dire, visto che lei ha detto questa cosa, io vorrei dire che l'ultima volta che io ho contattato un medico in Italia per dei problemi relativi a mia nonna, metterò un estratto di questa telefonata perché l'ho registrata e mi ha chiuso il telefono in faccia. Io ne so qualcosa. Ma ti ha chiuso il telefono in faccia? Sì, sì. Allora, praticamente ieri, l'altro giorno, quando è stato ieri mi pare, vedevo mia mamma che dava a mia nonna il Lexotan, che come lei ben sa è una benzodiazepina. Ma è un farmaco adatto per dormire questo? Non è adatto per dormire, questo farmaco serve solamente e esclusivamente per migliorare il tono dell'umore. Lo so, è un mio amico che fa il medico, mi ha detto che questo farmaco dà assuefazione, quindi... Mi ascolti, certo, sono chiare perché non riesco a comprenderle. Mi chiede solamente scusa. Grazie a Dio questo in particolar modo dedica a questo medico di informarsi bene perché non dare nessun tipo di assicurazione. Ho capito. Questo è importante. Un farmaco rispetto a tutti gli altri ansiolitici, non solo, che può essere preso senza grosse conseguenze del paziente. Il tipico farmaco che noi diamo generalmente alle persone anziane preferisce con l'uso di tante compresse che prende. Quindi non è questo ricamento che ci stai a voi. Mi perdone se insi... Non posso dormire, non posso fare altro che dare qualcosa che potrebbe poi non andare a interferire con tutta la terapia, specialmente bronco-respiratori. Buona giornata, grazie di averlo sentito. Mi scusi, io non ho finito ancora. Mi perdoni? Pronto? Chiude il telefono in faccia. Delicatezza. Ma anche quando avesse ragione, a me non mi faccia parlare, non che mi chiude il telefono in faccia dopo due minuti. O almeno ti spieghi. Il dottore, che mi ha chiuso il telefono in faccia... Nonostante che io non faccia il medico, avevo un titolo distrutto però era suo. Questo è andato. Questo grazie alle sue due lauree, un dottorato. Tre dottorati e cinque studenti sotto. Sono di più di cinque. Posso? Vai. Ora. Vai. Ora io vorrei iniziare. Intanto, iniziamo da Daniele Bossari. Daniele Bossari è una persona che... Non riesco a sostenerti lo sguardo. Televisivamente, io ho sempre seguito, da programmi come Campioni... Alla Rai, da Daniele Bossari, come vorrei boxare... E faceva Mistero. Io seguivo Mistero principalmente per lui e per Adam Cadmon. Giusto. Ma non perché... No, lo so, anche a me piaceva... Capiamoci, non perché io credessi a quello che... Ma mi piaceva il modo in cui loro esponevano le situazioni, tipo il nano armato di Asha... Questa creatura terrificante è un ognomo armato di ascia. Anzi, scusate, l'ognomo armato di ascia. A me piaceva vederlo sempre perché poi facevamo vedere quei video in bassissima qualità, fatti tipo con i primi TV fonini della 3. Detto questo, ora io dico, porco di quel cane della miseria ladra. Bip, 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 bip. Ora io dico, stai facendo un video sulla sindrome di Morgellons, chiamalo come c***o. Ti pare? E la ragazza gli ha chiesto l'anonimato. Perché non gli copri la faccia tutto il tempo? Posso fare una cosa per fare figo?
Adesso attivo l'anonimato. Ma all'ormone... Non ci è riuscito! Si è fatto male facendo così, cioè... Non gli è riuscito l'attivazione dell'anonimato. Neanche a me funziona l'anonimato. Quindi abbiamo scoperto perché mi hai detto all'epoca. Mi sarà rotto il dito a vedere bossare. Come mi sarà scoperto? Si vede che Thanos non c'era. Anonimato on. Lo stacchi l'anonimato. Grazie. Per favore, grazie. Dicevo, ha chiesto l'anonimato. Voi avete coperto la faccia solo nei primi piani. Avete fatto vedere l'occhio e il naso. Per far vedere i buchi adesso un naso, e fin qui vabbè, mi può stare bene. Ma quando si vedeva di profilo, porco di quel cane, perché non c'era la censura? Perché non c'era il censurino sul volto e si vedeva? Numero due, quando una persona chiede l'anonimato, anche lo chiede per non farsi riconoscere. A parte anche la voce non era nemmeno modificata. A parte la voce che ancora dice, vabbè, una voce. Attivi la voce e la censura della voce. E questo va. Ok, parliamo. Dicevo, a parte la censura della voce, c'è un altro problema. I tatuaggi. Se tu mi censuri il volto, ma non mi censuri i tatuaggi, è normale che la gente può riconoscermi. Vabbè. Cioè, difficilmente le persone hanno lo stesso tatuaggio sullo stesso punto, nello stesso stile. A dir poco impossibile. Sì, infatti i tatuaggi sono... Con gli stessi colori. Cioè, potrebbe capitare se tu hai un tatuaggio sul... No, vabbè... No, c'è gente che ha un tatuaggio simile al mio, perché tu sai che tatuaggio ho. Sì, certo. Mai, non ho mai visto in quella posizione. Però voglio dire, può capitare che ci sia un tipo di tatuaggio perché c'è una moda, tipo quelli che si facevano sul fondo schiena, cioè sì, proprio sopra, sì, che era un tribale, e solitamente era molto simile, quindi sì, vabbè. Vabbè. Ma stiamo parlando di un tatuaggio sul braccio e tu non me lo copi. Cioè, lo sanno quelli che fanno i film amatoriali su YouPorn. Ma porco di quel cane! Una censura gliela volete mettere? E poi io mi spero, perché a questo punto io solo spero, ma non so cos'altro. Che il nome non sia quello. Che il nome non sia Silvia, perché se si chiama Silvia... E qua ci vuole... Siete dei ritardati. Ma posso dire una cosa? No, perché loro ci bastano se noi mettiamo i loro video e poi loro non censurano i volti. È una parola semplice. Cosa? Yahol. Ma Yahol sta... C'è un mitra, tutte messe in tu. Tutti a terra, e poi cosa ci fai? No? Cosa ci fai? Con i cadaveri? Mi è caduta la Le saponette! Ah, mi sembrava che ci facevo la zuppa di miso. Quella dopo, con quelli che ti levano. Ok. Detto questo, volevo parlare delle cose che loro tirano fuori. Io volevo parlare prima delle ferite, poi tu parli delle cose che tirano fuori. Dimmi delle ferite. A me sembra un bruciatore di sigarette. O bruciatore di sigaretta o morsi di animali grattati. Come ce li avevi tu. Sì, sì. Perché a me ha fatto lo stesso effetto. Identici, sono identici. A parte questo, voglio dire, i filamenti che loro dicono elastici, plastici, io tempo per fa... Per gioco spastici? Sì. Tempo fa, lei se lo ricorda, ho tirato un pelo di barba che era leggermente piatto, scuro, te lo ricordi? E sembrava plasticoso. Avevi il tuo microscopio? No, purtroppo no. Quindi l'ho tirato con la pinzetta e l'ho guardato e ho detto, ma che c***o? Ma non è che mi sono detto, hanno rapito gli alieni, le scie chimiche. Un pelo cresciuto male, cresciuto a c***o di cane. Sì, però là dicono che sono anche di colori differenti. Ma anch'io ho la barba di due colori diversi. Blu e rosso, ma anch'io ho la barba rossiccia. Ma anch'io ho la rossiccia. Ma che c'entra? Scusami, tu non hai la barba, non puoi saperlo. No, ma lei lo sa perché ce l'ho io. Giusto. Anch'io ho mezza barba rossiccia. Quindi voglio dire, cioè, loro si basano sul nulla. Vabbè, ma sul nulla. Io vorrei dire una cosa sulle ricerche. Perché loro perché nel video precedente hanno detto che molti ricercatori non se ne interessano. E in pochi hanno fatto ricerche. Il problema è che le persone non capiscono che i fondi per le ricerche non vengono regalati. Tu devi fare una richiesta, scrivendo pagine di documenti, work plan, budget. Tu non puoi proporre ricerca, quindi prendere dei soldi pubblici. Alloggia domani. Per delle bruciature di sigarette e dei peli astratti. Anche perché, se tu le colleghi alle scie chimiche... Daniele Bossari, che droga ti sei fatto prima di fare questa intervista?
Vabbè, ma lui era MDMA. Poco scettico, perché gli chiedeva domande, cioè la parte sì, di quello okay, ma se tu sei scettico, gli fai domande e tutto il resto, ma fai un video del genere in cui non gli oscuri manco la faccia, porco di quel cane. Manco colpa sua. A una persona che ha chiesto... Ma che credo sia colpa di... No, no, la revisione del video per dire, la faccia mi vanno noi. Bene queste inquadrature, mi vanno bene questi primi piani, per me... Di qua. Infatti per lui, penso, magari ho capito, ma sti cazzi, cioè, Daniele Bossani, se ci stai seguendo per qualche strano motivo... Sei invitato a fare un gym plotty con noi anche da remoto. Speciale. Anche da remoto. Noi saremo felici, io sono un tuo fan da tempo. Perfetto, io vorrei di chiudere qua. Sì, per favore, perché sennò cerco di indirizzo no, di no, hai qualcosa da dire, ma solo tu, eh? No, 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 più nulla da dire. Neanche io, perfetto. Passata, ci vediamo con prossimi episodi. Chissà quale altra teoria del complotto facciamo. Chiudiamo subito, ciao. Ah, Daniele Bossani, ti aspetto.